Michele Pagano, capogruppo dell'UDC, polemizza con Bertucci e con il PDL, in merito alla pista ciclabile in progetto al centro di Guidonia. E replica a questa idea, ci rassicura la considerazione che a leggere il comunicato del Consiglio Comunale Bertucci, una pista ciclabile possa rappresentare una risorsa in più anche in chiave turistica per Guidonia. E dice insomma che questo appunto servirebbe questa pista ciclabile a decongestionare il traffico veicolare in centro e a tutelare l'ambiente e la qualità della vita. Beh, senza dubbio, se tutti utilizzassero la bicicletta, cosa che qui a Guidonia e diciamo da Bologna in giù non dubito fortemente, non ci resta che attendere insieme ai residenti la sua realizzazione. Quindi dice Pagano e polemizza. Invitando e segnalando al consigliere provinciale Bertucci la situazione di pericolo rappresentato dalle barriere poste a protezione della pista ciclabile presente lungo la strada provinciale 28 bis, che in alcuni punti in effetti è danneggiata, parecchi incidenti. Però devo dire che a mio personale opinione, bisogna vedere a livello statistico, che mi sembra che da quando comunque la strada 28 bis è stata rifatta, ma non parlo di questi ultimi rifacimenti delle rotonde che ancora hanno migliorato la sicurezza, ma già da prima gli incidenti mortali e gli incidenti in genere sono diminuiti parecchio. E con questa rotonda, con questa rotonda, queste due rotonde che sono state messe, una qui a Colle Fiorito, l'altra in prossimità di Sette Ville, la sicurezza dovrebbe essere ancora aumentata perché stimola gli automobilisti a non stimola. Costringe al rallentamento. Quindi Pagano, abbiamo commentato questa notizia di Pagano scusate, dell'UDC su Bertucci per la pista ciclabile a Guidonia Centro.